Libertà di pensiero su Meglio di Niente Radio. Commentiamo la sesta tappa da Cassino a San Giovanni Rotondo di 238 km. Che dire, oggi è stata veramente una bella giornata, finalmente per i colori italiani, come da lungo tempo non si verificava. Infatti ci portiamo a casa la vittoria di tappa con Fausto Masnada dell'Androni. I battaglieri, i ragazzi dell'Androni, alla fine ce l'hanno fatta. Davanti a Valerio Conti della UAE Emirates. Valerio Conti, in virtù di questo piazzamento, indosserà da domani la maglia rosa. E Giovanni Carboni, anche lui presente nella fuga decisiva, invece indosserà la maglia bianca di miglior giovane. Ma andiamo con ordine. Come un po' avevo previsto ieri, è stata una tappa che ha visto arrivare la fuga. Questo era abbastanza prevedibile, e infatti questa era una tappa che faceva gola a tantissimi pretendenti. A causa di questo, l'inizio tappa è stato molto movimentato con scatti e controscatti, tentativi di fuga che non decollavano, fino ad arrivare verso il chilometro 50 riuscivano a evadere in 13, fra cui gli italiani Conti, Carboni, Masnada, Conci e Biagioli. Biagioli poi si staccherà, rimarranno in 12. Il vantaggio lievita quasi costantemente, a parte un piccolo riavvicinamento nei pressi del rifornimento. Quando i fuggitivi attaccano la salita, hanno un vantaggio di circa 5 minuti. La salita di Coppa Casarinelle, un Gran Premio della Montagna di seconda categoria. Dopo una decina di chilometri di questa salita, che ne prevedeva una quindicina, scatta Fausto Masnada, lo segue Valerio Conti. I due, animati da un interesse comune, andranno d'accordo a tutta fino sotto il traguardo, dove prevarrà Fausto Masnada. Valerio Conti, che era quello piazzato meglio in generale, ottiene così la maglia rosa. Seguono a una trentina di secondi Rocas, Rubén Plaza e l'altro italiano Carboni, che ottiene la maglia bianca, e lui invece è un classe 95. L'altro italiano presente in questa fuga è un altro giovane, addirittura un classe 97, Nicola Conci, ne sentiremo sicuramente parlare. Gruppo della maglia rosa uscente accuserà un ritardo di oltre 7 minuti, e adesso si trova Roglic undicesimo in classifica a 5:24 da Valerio Conti, che precede proprio Carboni, che ora si trova a un distacco di 1 minuto e 41 secondi. Terzo è Peters a 2:09 e settimo ora è Masnada a 3:14. Domani altra tappa interessante, da Vasto all'Aquila di 185 km. L'arrivo in salita in centro all'Aquila, dopo 1 km e 300 metri al 7% medi, si arriva in corso Federico II. Ma prima di arrivare qui, i corridori dovranno affrontare lo strappo di Chieti per giungere a Chieti, e quello ben più impegnativo delle svolte di Popoli, salita di seconda categoria, che è di 9 chilometri quasi al 5,7 medi, ma con punte anche oltre il 10%. Una tappa interessante perché l'arrivo in salita, fatto per scattisti, scalatori veloci, scattisti tipo Simon Yates, sembrerebbe uno dei nomi più gettonati per l'arrivo di domani. Però bisognerà vedere se come oggi arriverà una fuga, cosa possibile, anche se non così scontata, ma ci potrebbe essere licenza, come c'è stata oggi, da parte delle squadre dei big, che non erano rappresentate nella fuga di oggi, e in ragione di questo
anche in ragione di questo la fuga è potuta andare avanti. Perché naturalmente ci fosse stato qualche personaggio, qualche diciamo luogotenente di uno dei capitani designati per la classifica generale, le altre squadre rivali sicuramente avrebbero dovuto sobbarcarsi un lavoro per andare a chiudere questo buco. Naturalmente vi faccio un esempio. Se fosse uscito Mikel Landa nella fuga, sicuramente la squadra di Roglic, cioè il team Jumbo-Visma, non poteva lasciarlo andare. Così lo stesso dicasi anche un Valerio Agnoli, anche se non è in classifica, il compagno di squadra di Vincenzo Nibali, fosse arrivato nella fuga, diciamo, con 7 minuti. Naturalmente diventava una pedina da spendere in un futuro a beneficio dello stesso Nibali, per esempio. Quindi la fuga è riuscita ad andare in porto oggi, naturalmente, in virtù anche del fatto che non c'erano uomini né di Astana né di team Jumbo-Visma né di Bahrain Merida. Sono invece curioso di vedere come gestirà un'eventuale fuga la nuova maglia rosa Valerio Conti col suo team UAE Emirates, perché qualcuno domani naturalmente potrebbe ricambiargli la cortesia e attaccarlo da lontano. Vedremo se ci sarà qualcuno che potrebbe andare in maglia rosa virtuale durante il percorso, se lo inseguiranno, se cercheranno altre alleanze all'interno del gruppo. Comunque, uno scenario molto interessante a questo punto, perché un Valerio Conti potrebbe benissimo tenere anche oltre la prossima cronometro di San Marino, potrebbe tenere anche su salite medio impegnative, quindi ha accumulato un discreto vantaggio. Adesso sui big non lo vedo in grado di magari di portarla avanti e rimanere dentro la classifica dei primi 10. Mi sembra difficile, però a volte, sai, l'appetito potrebbe anche venire mangiando. Comunque, godiamoci questi giovani italiani alla ribalta. Questa è stata una bellissima sorpresa, anche se lo stesso Valerio Conti mi aveva impressionato nella tappa con l'arrivo a Frascati, dove si sobbarcò un lavoro notevole a beneficio di Ulissi, che poi non finalizzò, si fece sorprendere da Carapaz. Però in quell'occasione Valerio Conti l'aveva pilotato per oltre 1 chilometro molto molto bene, fece un lavoro egregio e quindi si vedeva che era in condizione. E niente, speriamo possano anche venire alla ribalta altri italiani oltre a quelli di oggi. A noi farà sicuramente piacere. Con questo è tutto e vi invito a seguire il nostro canale Meglio di Niente Radio e grazie a Libertà di Pensiero, a domani.